Mimmo è meravigliosa, spettacolare. Stavolta non ci siamo limitati a far paura, l'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta con me perché loro l'hanno giocata fino in fondo. Che non si dica che ce l'abbiano regalata. No, 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 anzi, onore a loro che se la sono giocati fino alla fine ed è giusto così. Però noi siamo stati molto più concentrati, questa volta molto più affamati. Quindi cercavamo di limitare il Napoli, sapevamo la forza del Napoli che era soprattutto in avanti. E quindi cercavamo di essere più compatti per poi ripartire in contropiede con i due folletti, come li chiamo io, perché hanno fatto 2 contro 2. E lo meritavamo anche perché abbiamo dimostrato anche a Torino che ce la siamo giocata alla grande, potevamo portare che non è arrivato ed è arrivato stasera, quindi il frutto di tanto lavoro viene ripagato. Al di là della tattica, no? Abbiamo visto un Empoli molto generoso, no? Anche nei singoli. Oggi siete stati veramente squadra molto umili. Tanto cuore, è vero, l'ho visto negli occhi dei miei compagni già all'inizio della partita, perché volevano questa vittoria, ma l'ho vista anche a Torino. È una squadra che non molla mai, una squadra che mette in mostra quello che chiede il mister. E sapevamo tutti che l'anno scorso col mister noi cominciavamo l'azione da dietro per poi andare a chiudere, concretizzare in avanti, però mancava forse quella fame, quella voglia di accorciare, di non regalare il mezzo metro, che inconsciamente, no? Adesso penso che si è capita la pericolosità di questo campionato, la pericolosità di retrocedere, e quindi stiamo cercando di metterci noi stessi, anche perché la buona sorte non ci aiuta nemmeno, anche perché anche il Bologna e l'Udinese stanno molto bene, quindi stanno cercando di fare il loro campionato come giusto che sia, e noi non siamo da meno, ci stiamo provando. E ora abbiamo battuto una grandissima squadra, però testa subito a Udine, perché quello che ci siamo detti pure nello spogliatoio, noi la partita più importante, la partita che dobbiamo andare con questo spirito è Udine. Aggiungo una cosa, mancava anche un po' di precisione nella fase difensiva, la state acquisendo, io stasera l'ho vista veramente ai limiti della perfezione, ci ha fatto un gran gol Pietro, ma se togliamo quello non gli avete concesso niente. È vero, ma sai, all'inizio, cioè con Andrea Azzoli, giocavamo in modo diverso, facevamo un 4-3-1-2, che era il modulo che facevamo in Serie B, e questo ti permetteva di essere un po' troppo aperti. Poi è arrivato a Iachini con un modulo completamente diverso, un modo di marcare completamente diverso, e adesso il mister, quando è rientrato, ha fatto tesoro di tutto questo e ha messo a posto, a puntiglio, quello che sinceramente mancava, che ci ha fatto capire dove sbagliavamo, dove potevamo migliorare, e noi per fortuna l'abbiamo preso in considerazione con ragazzi intelligenti che si sono messi subito a disposizione e sta portando i propri frutti. Senti, senza usare mezzi termini, per un periodo della stagione sei stato un po' messo da parte, insomma, con il ritorno di Andrea Azzoli hai ritrovato il posto da titolare, la fascia da capitano, insomma. È un dettaglio perché non c'è Manu, che in questo momento non sta giocando, però capitani ce ne siamo più di uno, è la fascia che ti onora tanto, però i capitani ce ne sono tanti in questa squadra, che secondo me ti aiuteranno fino alla fine di questo campionato. E poi con il calcio è così, io per fortuna ho fatto il professionista, ho cercato di allenarmi sempre al massimo, di essere sempre presente, per poi arrivare a questo momento di prendere la mia possibilità e cercare di dare una mano alla squadra per la salvezza. Capita, il mister non ti vedeva e non ci posso fare niente, questo è il calcio, si parla solo di calcio, va bene così. Stasera avete fatto sì, è stato accostato, merita una big, stasera l'ha dimostrato probabilmente. Più di uno merita una big, più di uno. E per adesso ce li teniamo stretti noi, poi saranno gli altri a decidere, però Bennacer è un giocatore molto interessante, come lo è Traoré, come lo è Di Lorenzo, come... devo fare altri nomi? Ce ne sono tanti, no? Ce ne sono tanti, poi... spero che faranno bene fino alla fine, perché
Se si salvano vuol dire che hanno fatto qualcosa di straordinario e quindi meritano tutt'altra piazza, forse, non lo so, però l'Empoli se le sta tenendo strette. Ed ecco, partiamo dalla vittoria, perché insomma una vittoria importante, figlia di una grande partita, una vittoria che insomma da tempo aspettavamo contro una big. Tu sei arrivato a gennaio, ma l'Empoli già anche nel girone di andata aveva spaventato tante grandi. Un successo meritato, anche con te questo concetto, il Napoli non ci ha regalato niente, una vittoria figlia della nostra prestazione. Sì, sicuramente, era da un po' già che stavamo facendo delle belle partite, però i punti non arrivavano mai, quindi oggi abbiamo fatto un'altra grande partita e siamo stati bravi a vincerla e portare i tre punti a casa. Senti, una tua partita al di là del gol veramente generosa, sei entrato appieno, no, nello spirito di questa squadra e anche l'intesa con Caputo è forte. Vabbè, io sono fatto così, provo a aiutare in tutti i modi, se non è col gol è con la corsa, con la cattiveria e poi dai, giocare con Ciccio è facile, ci capiamo a memoria. Tra l'altro col Napoli tu insomma ti diverti spesso, sei la sua bestia nera. Sì, mi porta fortuna, ogni partita riesco a segnare, magari giocassi sempre contro il Napoli. Juventus e Napoli in pochi giorni, queste due partite quanta fiducia vi danno poi per la corsa salvezza? No, ma noi stiamo bene, avevamo fiducia già anche prima, però i risultati non stavano venendo. Adesso abbiamo fatto una gran partita, il risultato è venuto, speriamo di continuare così e andare a Udine domenica per fare i punti. La sensazione è che la squadra si diverta molto anche dal ritorno di Andreazzoli, c'è una libertà mentale maggiore, un coraggio anche secondo me ritrovato in alcune giocate e poi state tutti molto bene a partire da te. Sì, sì, siamo bene, stiamo giocando un bel gioco, che questo gioco ci fa divertire tutti e speriamo di continuare così. Ad Udine è una finale, è una gara da non sbagliare, da non sottovalutare assolutamente, perché lì saranno in palio tre punti importanti per la salvezza. No, ma quello sicuramente, anche la partita di oggi era una finale, e domenica sarà un'altra, speriamo di fare i punti per poter salvarci tranquillamente. Se tu ti aspettavi questo tuo impatto con l'Empoli, perché alcuni colleghi di Cagliari magari maligni, no? Ci hanno detto ma insomma Farias non sta attraversando un buon momento, io ti vedo veramente molto bene invece. No, ma là io dico sempre che parlano. Quindi io sono tranquillo, so quello che posso dare, so quello che posso fare. Qua sto giocando, è certo che se gioco riesco a fare le mie cose, se sto in panchina è duro. Quindi niente, io sto bene, sono felice e spero di aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo. Che effetto ti ha fatto tornare in questo stadio? Hai segnato, non hai esultato per rispetto insomma a quelli che sono in parte ancora i tuoi tifosi? Sì, un effetto bellissimo. Io come ho detto sempre torno qua sempre volentieri, perché ho vissuto 2 anni bellissimi qui a Empoli. Cioè, Empoli rimarrà sempre nel mio cuore. E niente, peccato che oggi ero da avversario e abbiamo perso, ma complimenti anche a Empoli perché ha disputato una buona partita e hanno vinto e questi 3 punti gli danno sicuramente la spinta.